2 settembre 1945, mentre l'Occidente festeggiava la fine della Seconda Guerra Mondiale con la sconfitta del Giappone, un uomo di fronte a 500.000 di persone osò proclamare l'indipendenza del Vietnam. Ma prima puntò lo sguardo verso l'orizzonte. L'impero del Sol Levante tramontava. I vietnamiti erano stanchi di essere colonizzati, prima dai francesi e poi dai giapponesi. Indonesia, Birmania, Filippine, Laos, Cambogia, Vietnam. Le colonie in Oriente potevano sentire boati di felicità e di libertà provenire dall'altra parte del globo, ma non sentivano le parole di scuse dei sostenitori del colonialismo, di chi li giustificava ipocritamente, come una missione di civilizzazione. L'uomo di fronte a 500.000 di vietnamiti era il nazionalista Ho Chi Minh. Noi riteniamo che le seguenti verità siano evidenti per se stesse: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di taluni inalienabili diritti, che fra questi vi sono la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Queste parole immortali sono tratte dalla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776. Credeva davvero in quegli ideali, molti più di certi americani al potere, ma si sentiva nell'aria l'odore terroso e pungente di un tradimento imminente. I britannici, che ci facevano nel Mar Cinese orientale? Ma come? Gli stessi nemici con cui hanno lottato insieme agli americani? Probabilmente ti stai facendo tante domande. Bene, avrai le risposte che cerchi. Purtroppo era l'inizio di un colpo di stato contro il comitato esecutivo del Viet Minh, il movimento di resistenza al colonialismo francese. Ho Chi Minh decise di chiedere aiuto agli Stati Uniti d'America, ma le cose non andarono come sperato. Ti racconto cosa accadde prima dell'effettivo intervento armato americano nel Vietnam. Il generale Douglas Gracey riarmò i giapponesi nel sud. Inizialmente si mostrarono riluttanti. Perché collaborare con i nemici numero uno? Perché continuare a combattere? Beh, domande inutili, perché Gracey li minacciò di processarli come criminali di guerra. Questo avvenne mentre le truppe cinesi di Kuomintang si occupavano del disarmo nel Vietnam del Nord. Qui i giganti della guerra tracciarono le linee del futuro su una mappa sanguinante, su una ferita aperta, quella del Vietnam. Dopo giorni di combattimenti, il Viet Minh si vide costretto ad abbandonare Saigon e a riorganizzarsi nelle campagne. Ora la Francia era nella posizione di reclamare la più ricca delle sue colonie indocinesi. Nel contesto della geopolitica del tempo, un breve comunicato datato 5 ottobre da parte di Dean Acheson, indirizzato al diplomatico americano in Cina, ha delineato chiaramente la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Indocina. Brutte notizie per i vietnamiti. In sostanza, il telegramma affermava che gli Stati Uniti non avevano intenzione di ostacolare il ritorno di un governo francese in Indocina, che nessuna dichiarazione ufficiale degli Stati Uniti avrebbero messo in discussione la sovranità francese nella regione, né in modo diretto né indiretto. Comunque, perché gli americani volevano appoggiare la Francia? Ecco il motivo: il piano Marshall. Ciò è dovuto dal fatto che gli USA stavano cercando la stabilità europea per l'affermazione del loro ruolo di potenza globale, tenendo conto degli interessi francesi e delle tensioni emergenti in Indocina. 17 ottobre, Minh fece un appello disperato a Truman, in modo tale che sostenesse l'indipendenza del Vietnam. Gli USA possono essere più ragionevoli dell'Inghilterra e della Cina, pensava, ma tutto quello che ottenne fu il silenzio. Per molti giovani vietnamiti, ogni americano era l'incarnazione delle virtù. In loro era rimasto impresso il discorso del 2 settembre del 1945, in piazza Hanoi, quando il leader Minh pronunciò le parole della Dichiarazione di Indipendenza. Nel frattempo, mentre il Viet Minh si trovava a organizzare le prime forme embrionali di governo, in un paese occupato da forze militari provenienti da tre nazioni ostili e anticomuniste, la Cina nazionalista, la Gran Bretagna e la Francia, emersero nuove dinamiche politiche. Nel tentativo di eliminare ogni sospetto e consolidare la propria posizione, il Viet Minh prese una decisione significativa. Nel novembre del 1945 si slacciò da ogni rapporto con le nazioni ostili,
simboleggiando il suo impegno a porre gli interessi della propria nazione al di sopra delle divisioni di classe. Tuttavia, questa mossa strategica, pur nella sua apparente solidità, si rivelò alla lunga inefficace. Le elezioni generali, inizialmente previste per il 23 dicembre del 45, furono ritardate a causa delle preoccupazioni dei nazionalisti conservatori, che temerono di non ottenere alcuna rappresentanza parlamentare. Ho Chi Minh era furioso e deluso. Sicuramente tutti noi avremmo oscillato nel suo stesso stato d'animo. Con la stessa furia scrisse una lettera indirizzata al presidente americano, che fu il Viet Minh, non di certo i francesi, a combattere i giapponesi in Indocina. Gli ricordò anche testuali parole: l'aggressione francese contro un popolo pacifico è una minaccia diretta alla sicurezza mondiale e implica la complicità, o se non altro, un tacito consenso delle grandi democrazie. Le Nazioni Unite devono tener fede alla loro parola. Devono intervenire per fermare questa guerra ingiusta, per dimostrare che intendono realizzare in tempo di pace i principi per i quali si sono battuti in tempo di guerra. Ancora una volta, il silenzio fu l'unica risposta. Come dovevano gestire la guerra gli americani? Una guerra che in fondo i vietnamiti chiamavano innanzitutto antifrancese. Verso la fine del 1946 le forze francesi avevano schierato 50.000 militari in Vietnam e ristabilito l'autorità su Saigon. Le navi della Francia hanno attaccato la città portuale settentrionale di Haiphong, causando la perdita di molte vite civili. I primi due anni di guerra furono caratterizzati da sporadici combattimenti tra Viet Minh e francesi. Da un lato, in molti consideravano Ho Chi Minh un comunista indottrinato e dall'altro riconoscevano che la maggioranza della popolazione lo sosteneva come l'unico leader possibile. Il punto era questo. Ascolta, la Francia voleva ricevere il Vietnam per timore di perdere il controllo su tutte le altre colonie, con un effetto domino. Ad esempio Marocco, Algeria e Tunisia. E gli Stati Uniti non avrebbero obiettato se il Vietnam fosse diventato indipendente. Questo perché la Francia era importante per gli americani. Non volevano opporsi a loro. Dopotutto rappresentava una colonna portante del piano Marshall e di un ordine post-guerra, ben saldo con al centro gli Stati Uniti in un impero economico globale. Ma la Francia era chiara nelle sue ambizioni coloniali. Nel 1945 un generale francese aveva avvertito il politico americano Harry Hopkins: se l'opinione pubblica francese pensasse che voi siete contro di noi in Indocina, ne scaturirebbe una delusione tremenda e nessuno sa con quali conseguenze. Non vogliamo diventare comunisti, non vogliamo finire nell'orbita russa e spero che non sarete voi a spingerci in quella direzione. La risposta di Truman? 160 milioni di dollari ai francesi per proseguire la guerra contro i Viet Minh. Adottò una nuova dottrina di politica estera chiamata aggressione interna. E di cosa si tratta? In sostanza il comunismo non attaccava un paese solo dall'esterno, ma anche dall'interno. Era come un virus da identificare e da eliminare. Il dovere degli Stati Uniti era quello di sostenere i governi che cercavano di combattere l'epidemia comunista. Per capire meglio la vicenda da un punto di vista americano, bisogna considerare un documento importante, passato un po' inosservato, l'NSC 68. Cosa sosteneva questo documento americano? Bloccare ogni ulteriore espansione della potenza sovietica, esporre le falsità delle affermazioni sovietiche, ridurre il controllo e l'influenza del Cremlino. Secondo il sociologo Thomas McCormick, gli Stati Uniti volevano imporre una sorta di versione militarizzata del kenyanismo. Ora ti spiego meglio il concetto. Sai come a volte il governo interviene nell'economia per tenerla stabile? Bene, questa espressione si riferisce a fare la stessa cosa, ma invece di parlare di soldi e lavoro, si parla soprattutto di questioni militari o di sicurezza nazionale, dove una nazione interviene in altri paesi. Aiutare i francesi a combattere il Viet Minh significava combattere il comunismo, perché esso minacciava gli interessi americani, ovviamente. Comunque, nel 1954 si arrivò a un punto critico tra i francesi e vietnamiti. La Francia sperava di invertire il corso della guerra, rinforzando la base di Dien Bien Phu, località presso la linea di confine con il Laos. Tuttavia, sotto l'abile comando del generale Von Nguyen Giap, il Viet Minh orchestrò un attacco devastante che portò alla cattura di oltre
11.000 soldati. La prima guerra dell'Indocina si concluse con la vittoria del Vietnam del Nord. In una posizione di debolezza, la Francia firmò gli accordi di Ginevra. Gli accordi approvarono il definitivo ritiro francese dall'Indocina. Tutto bene quel che finisce bene, giusto? La cosa che salta subito all'occhio è che le grandi potenze del periodo, Cina, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, non contemplavano una Vietnam unita. Sia Cina che URSS spinsero il Vietnam ad accettare un compromesso con americani ed europei, ovviamente con la delusione dei vietnamiti, tra cui il primo ministro Pham Van Dong. Dopo l'accordo si spezzò il paese in due stati, lungo il 17° parallelo, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud. Come misura temporanea, avrebbe dovuto riunirsi con le elezioni del 1956, ma le votazioni non ebbero luogo. Con la partenza dei francesi, gli americani non erano più legati alla storia del colonialismo francese. Adesso potevano tornare al ruolo tradizionale di difensori dell'indipendenza. Nel frattempo il Nord vide l'affermazione di un governo comunista, sostenuto da Cina e Unione Sovietica. E il Sud stabilì una repubblica e confermò Ngo Dinh Diem come leader fantoccio. Le tensioni crebbero con Diem, che negò di essere vincolato dagli accordi di Ginevra e ricevette il sostegno finanziario e militare dagli Stati Uniti. Tuttavia le tensioni interne non tardarono a emergere, con Diem criticato per le politiche contro i contadini buddisti che causò l'ascesa delle cellule guerrigliere Vietcong nel sud. Nel 1959 Ho Chi Minh dichiarò la guerra popolare per unire il Vietnam, dando inizio alla seconda guerra d'Indocina. Vorrei concludere il video con una riflessione di Ho Chi Minh, condivisa con un delegato polacco nell'autunno del 63, un anno prima dell'intervento armato degli Stati Uniti. Né voi né io conosciamo bene gli americani, ma quello che sappiamo di loro, quello che abbiamo letto e sentito su di loro, indica che sono più pratici e intuitivi di altri popoli capitalisti. Non verseranno all'infinito le proprie risorse in Vietnam. Un giorno prenderanno la matita in mano e inizieranno a fare i conti. E una volta analizzate in modo serio le nostre idee, arriveranno alla conclusione che è possibile, e finché è proficuo, vivere in pace con noi, la stanchezza, la delusione, la consapevolezza di non poter raggiungere l'obiettivo perseguito dai francesi con tanto disonore, li condurranno a una nuova riflessione, a nuovi sentimenti ed emozioni. Ovviamente queste sono vicende molto riassunte di avvenimenti molto complessi in periodi geopolitici diversi dai nostri. Mi raccomando, iscriviti al canale e ci vediamo in questo video qui, oppure in questo video qui. Questo è Ok Mirko.